Touring Photo Festival è nato dal fatto che quando siamo stati invitati a esporre la nostra mostra a Rio un anno fa, abbiamo chiesto a Milton Buran, che è un antropologo dell'Università di Rio, è un antropologo visuale, fotografo ed è direttore generale del Touring Photo Festival, gli abbiamo chiesto se c'era un budget per produrre la mostra. Lui ci ha detto: Photo Rio non ha budget. Allora, siccome il budget manco noi ce l'avevamo a Torino, ci siamo detti: facciamo un festival senza budget anche noi. In realtà dei soldi ci vogliono sempre, ne avevamo ben pochi veramente, sono rimasti ben pochi, anche se chiaramente in realtà è un piccolo budget, cioè, però dovevamo ridurre al minimo i costi. Io avevo da anni l'idea di fare, io vedo mostre fotografiche ovunque, come mi piacciono i libri, mi piace la carta stampata anche a me, quindi i libri e anche le foto stampate, e le vedo un po' dappertutto, muri scrostati, parchi, negozi e locali notturni, e così abbiamo fatto. Quindi mi sono messo a girare con le poche lire che c'erano rimaste, perché anche noi dobbiamo fare altre cose. Eravamo un po' stanchi, devo dire, un anno fa, perché i soldi per certe cose non arrivano mai. E vabbè, con queste poche lire che ci dà la regione Piemonte facciamo il festival. Allora mi metto a girare tra negozi e locali che conosciamo bene il territorio a Torino, e sapevamo i posti che potevano essere adatti, alcuni di amici, altri di gente che conoscevamo appena, altri di sconosciuti, che fossero carini, cioè dei bei posti, dei bei luoghi della città, però non gallerie, non atti all'esposizione. L'abbiamo proposto, l'idea è stata accolta con molto entusiasmo da tutti, e pensavamo di fare in una decina di bar un po' di mostre di amici. In realtà poi, grazie a internet, noi abbiamo lanciato questa idea, hanno risposto dei grossi nomi della fotografia nazionale, perché ci ha risposto Angelo Cucchetto, non so se qualcuno lo conosce, che è il titolare dell'azienda leader nei siti web di fotografia in Italia, che ci ha fatto il sito unaltrosguardo.com a investimento, cioè non gratis, ma rischiando con noi. Poi ha risposto Vincenzo Sanfo, non so se anche questo nome qualcuno lo conosce, in Italia ahimè lavora poco, però lavora in tutto il mondo, uno dei più grossi organizzatori di mostre in tutto il mondo, che ci ha portato due colossi della fotografia cinese che abbiamo esposto al Tucano Viaggi di Torino. E poi, insomma, la cosa si è espansa al punto che abbiamo invitato fotografi dall'estero, è venuta apposta una fotografa molto quotata israeliana che si chiama Varda Carmeli, e a Tel Aviv gli dicevano: ah, vai al Touring Photo Festival, insomma, grazie a internet questa cosa la conoscono dappertutto, questo festival qua. Anche una messicana. È venuta anche una messicana, due cinesi, un'israeliana, un danese, 52 mostre nei negozi e nei locali. Ha avuto un grande successo, pur essendo una prima edizione, quindi con tante cose da rivedere, da ampliare. Ci hanno consigliato di farla non un altro anno, Milton Buran di Rio, ma di farla biennale, quindi nel 2010, facendo delle attività nel 2009, perché abbiamo in realtà molto da fare con le newsletter, con i contatti internazionali, e poi soprattutto altri che hanno aderito alla stampa. Quarto quotidiano nazionale, che ha fatto il concorso con noi, che ha avuto una cosa come 2 milioni e mezzo di pagine viste e 12.500 contatti utili, erano entusiasti, quest'anno vogliono comunque rifare il concorso, sono diventati nostri alleati in questa cosa, soprattutto sul web, la stampa web, che è stampa.it, e quindi noi ci prepareremo per 2010 per fare una cosa che mischi diverse esperienze, che possa invitare come voi altri festival come Photo Rio, Paraci, altri festival del mondo a Torino, e questo è il nostro obiettivo per il 2010. Io mi ricollego un attimo a prima sul lavoro fatto dei bambini, e mi ha fatto molto piacere che lei lavora anche con Rio de Janeiro, che è una città che amo molto perché sono cresciuta a Rio, sono cresciuta in Brasile, e abbiamo questa ONG in questa favela di Rio, che è una piccola favela di 3.000 abitanti, e quando ho conosciuto Mauro appunto mi ha chiesto: ma perché non facciamo fotografare i bambini? E io di bambini ne ho tantissimi, cioè in questa favela lavoriamo con centinaia di bambini, ho questa possibilità di avere questo spazio molto interessante dal punto di vista umano, proviamo a fare. Io ho lavorato molto con Bruno Monari e mi piace molto il suo modo di lavorare,
E allora prima di cominciare questa avventura con i bambini ci siamo chiesti, ma allora cosa facciamo con i bambini? Gli insegniamo qualcosa? Gli diciamo qualcosa sulla fotografia o che cosa? E allora siamo guardati e non diciamo niente, facciamo solo vedere come si fa il click e poi basta. E allora mi sono presentata, cioè loro mi conoscevano già e gli ho chiesto solo per favore fotografate, cioè Mauro non conosce la vostra vita, la vostra favela, fatelo conoscere e fotografate dove cosa volete, come volete e soprattutto fatelo con emozione e passione, in modo da far vedere queste foto anche ad altri bambini della città, del Brasile e del mondo. Pensate a questo. E siamo andati in giro per le vie di questa favela, di questo labirinto, e loro si sono divisi in gruppi e sono partiti di qua, di là, di qua, di là, sono proprio scatenati, se non avessero fatto altro, avevano questa cosa con scritto fotoreporter, i nuovi fotoreporter, e noi a osservare, perché effettivamente un altro sguardo, inizialmente è cominciato con lo sguardo del bambino, però ci abbiamo notato, appunto, sono bambini molto piccoli, di 6 anni anche, che hanno fatto queste foto, dai 6 ai 12 anni, ma soprattutto erano più piccoli. E guardavamo anche, appunto, osservavamo questo modo di guardare il mondo, innanzitutto l'altezza definisce molto il taglio della foto, perché un bambino alto così ha una visione del mondo completamente diversa da un adulto, no? E poi dopo lo sguardo in taglio, perché io ho questa favela, come anche tanti altri fotografi, l'abbiamo fotografata moltissimo tutti questi anni. Ma guarda, vi assicuro che non esistono delle foto così belle come hanno fatto questi bambini. Infatti è stata una grandissima sorpresa quando appunto la prima mattinata eravamo curiosissimi di vedere i risultati di questa giornata insieme ai bambini, cioè chissà cosa esce, perché poi dicevamo ma se poi esce qualcosa di che non c'è, magari non c'è la fotografia, magari li orienteremo un pochino così. Abbiamo messo le foto nel computer e abbiamo visto dei capolavori. Ma com'è possibile? Abbiamo visto delle foto che ma come ho fatto a fare questo? Eravamo ancora a raccontarmi con i brividi, perché è stato un piacere così bello di vedere come si sono espressi e come l'hanno fatto e cosa hanno fatto, perché sicuramente senza il digitale non avremmo potuto fare questa esperienza. Perché o con dei costi enormi, no, però già no. Quando sei in mano una macchina cioè, analogica con un bambino, non scattare e che no, non sprecare le foto, invece no, lì già sprecate pure, cioè fatene, no? Infatti ne hanno fatte un migliaio più o meno di foto e sicuramente noi poi dopo abbiamo fatto questo lavoro di foto editing che non è stato facile perché praticamente non ce n'era da scartare. Cioè la qualità è la solita storia delle forbici che l'editore deve tenere, è molto quelle difficile. Grandi forbici dei sarti, sì. Per tagliare, perché uno vorrebbe mettere tutto sì. È molto difficile, abbiamo una quantità di materiale enorme che potremmo ancora fare 10 libri volendo. Ed è stato molto molto bello questo, perché poi l'abbiamo commentato con i bambini, le abbiamo fatte vedere e soprattutto è stato molto bello per loro, perché c'è tutto un lavoro dietro, non solo far fotografare i bambini, ma proprio un lavoro anche sociale e per lavorare anche l'autostima di queste persone, no? Perché appunto chi abita in una favela in genere è molto discriminato dal resto della città e questi bambini lo sono anche.